Giornata conclusiva di On Live, la prima domanda che le facciamo sicuramente è come sono andati gli eventi e secondo oggi si è parlato molto tra sinergia tra cultura e tecnologia. Qual è il futuro di questa sinergia, di questa collaborazione e quali sono i passi da effettuare? Ok, intanto due cose e mi fa piacere sottolinearlo. On Live è stata questa manifestazione che si è tenuta alla lavanderia a vapore di Collegno, realizzata da Fondazione Piemonte Dal Vivo, di cui io ho fatto la direzione scientifica, e si sono concluse ieri. E sono stati una serie di speech, di incontri, di workshop, ma anche di performance. Di tavoli di lavoro, quelli più scientifici, quelli più tecnici e quelli più aperti alle tematiche. È stato un crogiolo, è stato un momento di confronto, ma soprattutto, essendo la manifestazione numero zero, è stata la fotografia di quello che sta accadendo, cioè lo spettacolo dal vivo e le culture digitali, chi sono, quali sono le aziende che sviluppano, quali sono le compagnie che lavorano, quali sono gli enti, le istituzioni, i bandi che lo assecondano. E da questo punto di vista è andato molto bene perché per la prima volta c'è stato un territorio comune, un campo comune e quindi la possibilità di fare networking. Ci siamo poi gemellati, abbiamo fatto questa partnership con la Casa delle Tecnologie Emergenti di Torino e il MIMIT, che sono stati presenti a un live e che oggi sono qui alle OGR a presentare appunto le nuove case di tecnologie emergenti, le aziende con cui stanno già collaborando e i nuovi bandi con Invitalia, eccetera. E in questo c'è stato un percorso che naturalmente in qualche modo si è sviluppato tra di noi. Per la seconda domanda, come si svolgeranno? Questo è tutto il legame tra nuove tecnologie e spettacolo. Questo è tutto in mano nostra, dobbiamo decidere noi. In questo momento ci sono alcune linee direttive. Intanto capire in che mondo siamo, in che mondo viviamo, quali sono le tecnologie emergenti, come funzionano, come potrebbero funzionare. Il secondo è organizzare dei team sempre più aperti, sempre più elastici e sempre più in grado di recepire quello che sta avvenendo, quindi con competenze diverse. E qui viene il terzo punto, formare queste competenze. Quarto punto, poter sostenere con le infrastrutture, il 5G di cui si è parlato tanto, e con una costruzione industriale sempre più solida, l'aiuto dei bandi, appunto, un'architettura che possa aiutare, facilitare, incubare, accelerare o anche solo aiutare a andare ancora oltre in questi risultati. Il territorio in comune, gli ambienti in comune, i networking sono la cosa, a mio parere, principale e ineludibile.